Reverendissimo Padre, Gesù Cristo da ricco che era si è fatto povero perché noi venissimo arricchiti per mezzo della sua povertà. Sono le parole dell'Apostolo Paolo che ci danno il vero senso del mistero dell'incarnazione, ovvero del Dio che si fa uomo per amore dell'uomo. Dio si umanizza perché l'uomo si divinizzi, prende ciò che è nostro per darci ciò che è suo. Dio si fa uomo perché l'uomo diventi Dio. Non è un gioco di parole, ma un meraviglioso scambio che arricchisce la dignità dell'uomo. Questo Natale ci parla ancora dell'amore di Dio, della sua infinita misericordia, della sua infinita pazienza nei nostri confronti. Questo Natale è una ulteriore opportunità per aprire il nostro cuore a Dio, per accorgerci che la vita ci è donata e manifestare la nostra riconoscenza, rendendo gloria a Dio, ovvero permettendogli di realizzare il suo progetto nella nostra vita. Nonostante il difficile e drammatico momento storico, oggi siamo invitati a dare spazio alla gioia. Come ci ha ricordato questa notte San Leone Magno, non c'è spazio per la tristezza nel giorno in cui nasce la vita, una vita che distrugge la paura della morte e dona la gioia delle promesse eterne. Nessuno è escluso da questa felicità. La causa della gioia è comune a tutti, perché il nostro Signore è venuto per la liberazione di tutti. Ci commuove sempre il fatto che Dio si fa bambino affinché noi possiamo amarlo senza paura, e come bambino si mette fiducioso nelle nostre mani. È come se Dio dicesse a ciascun uomo: non voglio spaventarti con la mia grandezza, per questo mi faccio piccolo, fragile, perché tu possa accogliermi e amarmi. La luce di Dio viene incontro a chi si fa piccolo come questo bambino. Contempliamo questo bambino. Lasciamoci toccare dalla sua luce che illumina e vince ogni tenebra. Lasciamoci abbracciare dal suo sguardo carico di dolcezza. Solo così i nostri auguri di Buon Natale saranno più veri, carichi di una promessa che può fiorire in ciascuno di noi. A Natale siamo invitati ad aprire il nostro cuore e intuire che c'è una verità che illumina la mente e riscalda il cuore. Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito. L'augurio che ci scambiamo è quello di rispondere ogni giorno a tanto amore, imparando a farci dono ai fratelli. Vicinanza, amore, solidarietà, comunione, aiuto reciproco, accoglienza, conversione, fratellanza e tante altre sono le parole che descrivono il Natale vero. Fare veramente Natale vuol dire impegnarsi ad uscire dai nostri egoismi, dalle nostre chiusure, dalle nostre paure. Su questa linea si è sempre espresso lei, Eccellenza, nel suo ministero generoso e illuminato, per il quale rinnoviamo la nostra sincera e profonda gratitudine. Auguri, Eccellenza, di un santo e sereno Natale. Il Signore sostenga, ispiri e guidi il suo servizio. La Vergine Santissima e Santa Venera la proteggano. Possa essere per lei e per tutti noi un Natale di luce, di gioia, di pace, di speranza e di rinascita.
Fazio, vicario generale, e rinnovo a lui, a voi, i miei auguri più affettuosi e appunto, come con le sue stesse parole, di pace, di gioia, di serenità e di comprensione vera di quello che stiamo vivendo uniti a Cristo.